Della Valle cerca il gioco in accoppiata con Petruccelli, che va fino in fondo, non trova canestro. Allora si può ripartire con due possessi pieni di vantaggio della Germania, ma la palla ce l'ha la Givova Scafati. De Laurentiis dall'arco, va corto, a rimbalzo ci va Pinkins, bravissimo, sbaglia da sotto Pinkins, poi Gabriel a superare la metà campo, palla profonda, o almeno questa era l'idea di Kenny Gabriel, Messi muoveva solo in aria, fuori Petruccelli, applauditissimo dai suoi tifosi, dentro David Cuono per quest'ultimo minuto e 36. Buona parte dei tifosi in piedi per Petruccelli, parte anche il coro per il numero 11 bresciano. Rimessa da fondo Brescia. Cuono che sfiora la palla persa. Altissimo, cerca il blocco Odiase, poi riceve 8 secondi per chiudere l'azione. Della Valle inventa, la alza per Odiase, recupero di Scafati che accelera le operazioni, arresto tiro da 3 punti di Lamb che segna senza paura, Doron Lamb, Scafati ancora lì a meno 3, c'è ancora 1 minuto e 15 da giocare, è tutt'altro che finita, 17 i punti di uno strepitoso Doron Lamb che ha giocato una grande gara. Messenburg, il tocco della difesa, sarà possesso ancora Brescia, 8 secondi per andare al tiro, dentro nuovamente Copen, fuori Messenburg, sarà rimessa in zona d'attacco per Brescia sull'82-79, un minuto esatto al termine dell'overtime, perlomeno primo overtime, che la partita abbiamo visto com'è andata nell'ultimo quarto di gioco. Gabriel da 9 metri, questo è corto, aveva segnato quella precedente, ha sfiorato anche questo canestro Kenny Gabriel, poi Henry che perde la maniglia su un'azione che poteva essere fondamentale per i suoi, e qui si mangia le mani, di grigna i denti Mike Henry, ma il suo coach dice difendi adesso, difendi. Della Valle ancora Gabriel, questa volta vuole il consegnato ma ferma il palleggio in una situazione complessa, non chiude il palleggio, poi Della Valle con la finta, resto il tiro da 3 punti di Della Valle, non va, stavano scadendo i 24, il possesso sarà di Scafati con 18 secondi 8 decimi da giocare, time out per giocarsi la possibilità di un nuovo pareggio. Lamb lontano dalla palla, a prenderla ci sono Monaldi e Rossato, riceve Monaldi, sarà lui il deputato a muovere quello che potrebbe essere l'ultimo attacco di questa partita, o forse no, 10 secondi per andare al tiro, riceve Rossato che stava mettendo a posto i piedi per tirare, non ha avuto spazio, pallone per Lamb, lo prendeva forse lui il tiro, però si butta dentro cercando un fallo, trova un canestro da 2 punti a 1 secondo dalla fine, che vale il meno 1, cercheranno il fallo, non lo trovano, finisce 82-81 per la Germani Basket. Brescia che dopo un tempo supplementare ottiene il secondo successo in campionato, bissando quello di settimana scorsa con Varese, chiudendo una gara infinita nel finale. Lamb forse avrebbe dovuto cercare una tripla che non ha trovato.